in conferenza stampa, invertiremo il senso di marcia sul tratto storico del nostro lungomare, il lungomare Cristoforo Colombo per intenderci. Questo cambierà sostanzialmente un po' le abitudini di tutti noi, abituati ormai da decenni ad attuare questo senso di marcia, quindi sarà invertito. Perché si è arrivati a questa scelta? Si è arrivati a questa scelta per due tipi di motivazioni. La prima perché la Capitaneria di Porto, modificando un'ordinanza che risaliva al 2005, ha consentito il parcheggio sulle aree portuali e quindi il cittadino che arriva verso il lungomare troverà preventivamente i parcheggi e quindi potrà parcheggiare soprattutto, io penso, per il restivo e quindi recarsi poi sul lungomare storico, sul tratto del lungomare storico che è pedonale e poi penso dal mese di maggio, proprio questa mattina è arrivata la Telecom a portare il progetto, partirà la ZTL. La ZTL ci consentirà di normare il traffico su via Cristoforo Colombo. In che senso? Noi siamo abituati che da anni là mettiamo delle transenne con dei nastri bianchi e rossi, eccetera, per evitare il transito degli autoveicoli. Ora, tutto questo sarà come dire, attenzionato da una telecamera e da una opportuna cartellonistica, pertanto i cittadini sapranno che dalle ore, non so, 18 alle 24 non sarà possibile transitare e quindi dovranno attenersi alla segnaletica posta dalla ZTL. Con questo provvedimento apriremo anche un tratto di traversa che era stata chiusa negli anni precedenti sulla via interna marina e ci consentirà anche di mettere in sicurezza quel tratto perché ove dovessero sussistere motivi legati alla sicurezza, penso alle forze di polizia o all'eventuale ambulanza, eccetera. Quella là era una zona che era un sacco nella quale si entrava, ma sostanzialmente non si riusciva ad uscire. E quindi ci sarà questo deflusso poi sul Corso Messina che consentirà appunto un miglioramento del traffico. Cambieranno anche ovviamente i sensi di marcia sulle vie Verdogne che saranno invertiti proprio per favorire la segnaletica, per favorire, dicevo, il flusso in direzione nella nuova direzione del lungomare.